You ass! Come here, ass! Sono al tavolo coi fascisti, malauguratamente questa ragazza mi prende in simpatia e con la sicurezza di chi ti sta consegnando la pillola rossa mi dice: ma lo sai che se vince la sinistra danno tutti gli orfani ai gay? No, no, vi do un momento per metabolizzare l'informazione. Io mi sono immaginata questo mondo parallelo in cui tutti gli orfani del mondo vengono consegnati a tutti gli omosessuali del mondo. Mi sono immaginata, non lo so, questo ragazzo che viene svegliato la mattina dal citofono, va alla porta, apre del postino che dice: buongiorno signor Saddi, questo è il suo bielorusso di 3 anni. No, guardi, ci deve essere un errore, io non voglio figli. Pochi cazzi signor Saddi, l'ho vista ascoltare Yabba, lei ora questo bambino se lo prende! Mi mettono un po' in crisi i pranzi in famiglia, per fortuna con il coronavirus sono riuscita a evitarne un po', e dico per fortuna perché ho finito lo Xanax. Prima del coronavirus occorrevano delle motivazioni di una certa entità per evitare i pranzi in famiglia, e tant'è che l'ultimo sono riuscita ad evitarlo perché mi hanno ricoverato per coliche renali, una cosa che ha un po' ridimensionato la mia autostima, perché non so ballare, non so giocare a basket, pensavo di saper pisciare. E la cosa bella di quando mi hanno dimesso è che, uno, mi hanno dimesso, due, tutti i miei parenti si sono preoccupati un sacco per me, e io mi ricordo chiaramente una mia zia che mi prende da parte e mi dice: Valeria, ascolta, se ti torna quel dolore e non riesci ad andare in pronto soccorso, prendi questo, ma stai attenta, è un oppiaceo. Che è come portarmi di fronte ai cancelli di Gardaland e dirmi: stai attenta, potresti divertirti. Io ho un grande, grande difetto. Io lo so cosa pensate. State pensando: ma com'è possibile? È così carina, è così simpatica, riceverà sicuramente un sacco di avance. Avance da ragazzi carini, ovviamente. Le avance dei ragazzi brutti si chiamano molestie. E invece è un grande, grande difetto. Mi mette a disagio correggere le persone, correggere gli errori, gli strafalcioni. Ad esempio, una volta ero al bar, ordino un cappuccino normale, lo assaggio e aveva un sapore strano. Quindi chiamo la cameriera e le chiedo: scusa, ma per caso hai usato del latte di soia? E lei mi dice: sì, perché... E io volevo dirle: no, guarda, non fa niente, ma ero già in shock anafilattico. Penso sia giusto parlarne. Ultimamente sono stata male, ero molto depressa, molto apatica, e ho fatto quello che dovrebbero fare tutti in queste circostanze: mi sono rivolta a una specialista, mi sono rivolta a una psicologa. Ovviamente in consultorio, perché oltre che pazza sono anche povera, quindi... Quindi io sono in consultorio e tutto quello che dovete sapere è che, una volta uscita da là, mi sono resa conto che ogni persona incontrata lì dentro era convinta che fossi là per abortire. Quindi, io sono in sala d'attesa, questa signora si gira da me e mi chiede: ma è la prima volta per te? E io le dico: no, vabbè, ho provato anche al consultorio di Piazza del Carmine, ma alla fine ho risolto da sola. La signora mi guarda come se fossi Emma Bonino. Ho capito che c'era stato qualche fraintendimento quando mi hanno fatto firmare il foglio per il ricovero, ma a quel punto non me la sentivo di correggerli. Comunque, tranquilli, ho il ciclo, tutto a posto. Infatti, al momento ho in corpo 2 pastiglie da 400 di ibuprofene e un cerotto al chetoprofene nella schiena. Se mi dà un pugno nella schiena vado in overdose. È bellissimo. Ho il ciclo e... il ciclo è una cosa naturale. Il ciclo è l'unico momento nella vita di una donna in cui provi una spossatezza cronica, perdi litri di sangue, il tuo corpo si distrugge dall'interno e pensi: wow, meno male. Solitamente, in base a chi ride a questa battuta, capisco chi prende la pillola.